A Torre del Greco prova, per così dire, non memorabile, ma vittoria preziosissima, quinta consecutiva, sesta in trasferta, probabilmente mai così in difficoltà. Il Pescara sul piano del gioco, merito ci mancherebbe anche della Turris. I corallini hanno utilizzato due finte ali abili a dialogare tra le linee, ad attaccare la profondità con Leonetti e a innescare, grazie alle imbucate di Giannone, il migliore, situazioni di gioco pericolose. Va comunque detto che, a parte il rocambolesco finale, 3 reti in 4 minuti, i corallini non hanno quasi mai impensierito Sommariva, sostituto dell'infortunato Plizzari. È stata obiettivamente una partita difficile, questa volta i biancazzurri hanno accusato più di un impaccio nel recupero della palla in zone alte del campo. La fase di riconquista è avvenuta quasi sempre al limite dell'area, scarso aiuto degli attaccanti nel far salire la squadra. Ciò malgrado, Pescara spietato, cinico, eppure in vantaggio di 2 gol con la partita in pugno, i biancazzurri hanno provato a farsi del male, sofferenza finale ingiustificata. Dunque benissimo la vittoria, da leggere però con equilibrio, così come ha fatto lo stesso Colombo a fine match. Restano nel contempo i numeri strabilianti di una squadra bellissima che non finisce di stupire, soprattutto perché radicalmente rinnovata, e che domenica prossima se la giocherà in casa con la capolista corazzata Catanzaro, sostenuta da 1500 tifosi, tutti in curva sud. Finora i calabresi hanno fatto meglio, pensate, della Ternana dei record, storia di 2 anni fa. Dopo 14 giornate, 2 punti in più, 38 contro 36, 2 reti in più, 39 contro 37, 2 gol incassati in meno, 6 contro gli 8 degli Umbri di Cristiano Lucarelli. Ad oggi il ritardo del Pescara è di appena 3 lunghezze. Chi l'avrebbe mai detto?